scoprire se sarà questa oppure no la giornata del 53esimo titolo italiano della storia. Bisognerà attendere l'esito della sfida di stasera. Questa è gara 2 di finale scudetto della Serie Gold. Si affrontano ancora Sidea Group Fasano e Raimon Sassari. È iniziata gara 2 di finale scudetto della Serie Gold. Piede Angiolini a tu per tu con Valerio Sampaolo. 3-0 di parziale. È il palleggio di Birzic che vede lo spazio sul primo palo, battuto Alessandro Levan. Palla dentro intanto per Ostling, assist al bacio di Jarstam. Mischia il passaggio, poi Birzic che può andare in penetrazione, si infila nello spazio. Jarstam attacca laddove è posizionato Ostling, poi va lui alla conclusione. In imbarazzo la difesa di Sassari. Il movimento di Bronzo intanto che si libera proprio dalla marcatura di Petrocchi, qui con grande caparbietà ed astuzia. E il primo tempo finisce così con il vantaggio considerevole della Sidea Group Fasano, 16-10 alla termine della prima mezz'ora. Dalla Junior Fasano ancora, dentro sempre Ostling, sui 6 metri, si divincola con De Oliveira che era andato a dargli fastidio, ma col palleggio in tutta calma. Mudà va in uno contro uno in solitaria, poi lo aspetta questa volta un po' troppo forse Bearevic il tiro. Tema Mudà costretto alla time out, Vito Fovio il tentativo in penetrazione, non sbaglia Filippo Angiolini. Fasano che torna a far esplodere il pubblico biancazzurro. Poi Birzic per Bronzo, servizio largo e il gol. Attenzione adesso però perché Sassari torna sul meno 3. Jarstam 1 contro 1, scavalcamento Albin Jarstam, una magia di Albin Jarstam. Meno di 4 al termine, para Levan e adesso Fasano vede come non mai gara 3. Si va a gara 3. Lo scudetto della Serie Gold verrà assegnato sabato a gara 3 perché la Sidea Group Fasano ha pareggiato i conti della serie 1-1 dopo il 34-32 in favore di Sassari alla Pala Santoro. Vince Fasano 32-26.